Fino al 29 aprile al Teatro 7 di Roma vi attende la nuova divertente commedia scritta e diretta da Marco Costa, dal titolo Padania Libre. E comunque qui dice che se evitiamo gli strapiombi e non carichiamo serial kill, esattamente tra un'ora e due minuti saremo a Forno. Sì, con 3 ore e mezza di ritardo, ma almeno... Rilassati tesoro, rilassati, è il ponte di Halloween, siamo partiti da Roma, le autostrade sono l'inferno. 3 ore più, 3 ore meno, ma che dica? Cari telespettatori, siete tutti invitati a Forcola, ridente paesino della Valtellina, per conoscere la strampalata, piacevole e molto simpatica famiglia Casiunzei, protagonista, insieme a Pepi Fornasetti, del nuovo divertente spettacolo scritto e diretto da Marco Costa. Di base l'idea anche di scrivere questo spettacolo dal ex novo parte proprio dall'idea anche di chiudere un po' la trilogia che era cominciata con Prozac Family, proseguita con la Giovine Italia, dove la famiglia era composta da avanzi di famiglie di vecchietti in un ospizio. E proprio perché il concetto di famiglia per me è la cellula base dell'Italia, no? In generale, dove ci si rifugia, dalla quale talvolta si scappa. Qui, in questo caso qui, questa famiglia è poi una specie di famiglia Addams, perché ha degli elementi molto grotteschi e surreali, quindi totalmente stravagante. C'ha il fratello affetto dalla sindrome di Tourette, un padre ultrasecessionista, una madre chioccia deliziosa che però ha dei suoi feticismi televisivi, insomma sono tutti un po' esasperati. In questo caso qui noi vogliamo raccontare una famiglia folle, all'inizio anche un po' chiusa rispetto a questo elemento esterno che è Pepi Fornasetti, che è interpretato da Fabrizio Sabatucci. Una volta arrivato lì si scontra con questa famiglia diciamo molto, molto chiusa, però nella quale poi alla fine emergono poi i buoni sentimenti, che noi vogliamo mandare come messaggio quello della tolleranza, perché appunto si ride, si scherza, ma ci sono anche degli spunti piccoli di riflessione con leggerezza su tematiche attuali. La valle è bonificata, signore, nessun pericolo! Solo ad 8 gradi vicino al castello c'è un camionista pugliese che aveva bevuto! L'abbiamo legnato per sicurezza! Bene, avete fatto bene! Il mio ruolo è un ruolo di un ragazzo che soffre di una sindrome che si chiama la sindrome di Tourette, ed è un personaggio che auguro forse a tantissimi attori di intraprendere un giorno, perché a 360 gradi ha un cuore grande, è molto bello, cioè io ho avuto un'esperienza forte a provare a farlo. Sai niente della storia di tua sorella? Cosa? Che storia? La storia di lei che viene su per il weekend dei morti con un certo comico romano. Ma dai! Tua madre non te ne ha parlato? No, ma ghiaccia! Adesso lo sai anche te. Tua sorella è stata raggirata da un baluga romano, uno di Latina, uno della cricca della televisione, che viene qui e vuole conoscerci. Niente! Quel che dico anch'io. L'integralismo che noi prendiamo di mira è quello ideologico, non è quello delle ultime vicende, diciamo, monetarie, che poi è l'aspetto, se vuoi, un pochino più antipatico, no? Un po' più razzista certe volte, per certi versi, della Lega. E noi lo prendiamo in giro anche bonariamente. Scopriamo dei lati positivi sia nei padani che nei romani, che si ricongiungono nella stessa famiglia e veramente finisce con gli stornelli. Assolutamente assaggiare il Padania Libre che fa la mamma. Ma stai scherzando? Versami subito una birra di Padania Libre. C'ho la lingua tutta felpata. Ecco qua un bel bicchierone. Anch'io. Siamo sicuri anche? Certo, ciao. Beh, e allora a questa splendida famiglia. Cin, cin. Io interpreto Ginevra Casunsei, che è la figlia della famiglia Casunsei che si è trasferita a Roma per lavorare a Sky,
e a Roma incontra questo comico romano, Pepi Fornasetti, di cui si innamora pazzamente, quindi cominciano a convivere in questo magnifico appartamentino a Trastevere, fino a che i due si decidono a decido di far conoscere alla mia famiglia il fidanzato, e quindi lo porto in Valtellina, in questo piccolo paese che si chiama Forcola, di 842 abitanti, realmente esistente. Io sarei il comico di Latina che arrivo in tutto spumeggiante e frizzante in questa famiglia, perché? Perché essendomi fidanzato con la figlia, quindi c'è il rito della presentazione, no? Si approfitta del ponte di Halloween e si va in Valtellin, a Sondrio, vicino Sondrio, in un paesino che si chiama Forcola, a conoscere i genitori della mia lei. Tutto mi aspetto tranne che puntini puntini, tutti sti puntini sono tanti, venite a scoprire voi, perché ci sarà da ridere, ci sarà da riflettere un po'. Poi però insomma è una commedia, se i traluce e vino non mancheranno. Questa mamma, Adelina, è una donna tranquilla in un suo mondo, che cerca di fare da paciere, però è molto decisa, tant'è vero che nonostante tutto, nonostante sia il marito che urla, alla fine il marito la teme, come tutte le famiglie. Ma per sopportare tutta questa situazione, secondo me è una che beve, si ubriaca, perché chi verrà a vedere lo spettacolo si renderà conto, non c'è altra via d'uscita, assolutamente. Un grandissimo saluto a tutti gli spettatori di Spettacolo che Spettacolo. Spettacolo che Spettacolo. Spettacolo che Spettacolo. Cosa fate lì ancora a casa? Vi invito tutti quanti a vedere Padania Libre. Siamo dal 10 al 29 aprile al Teatro Setta, via Benevento 23, zona Università. Ciao Spettacolo che Spettacolo. Grazie a voi di Spettacolo che Spettacolo. Ciao Spettacolo che Spettacolo. Questo è lo spettacolo. Padania Libre fino al 29 aprile, Teatro Setta. Dai!